e buon pomeriggio amici Ortiga Social, consueto appuntamento del lunedì con Sua Eccellenza il Calcio. Abbiamo annunciato doppio ospite questa settimana di una società importante e storica del calcio romano. Accanto a me della prima volta ai nostri schermi lo ringrazio, l'allenatore dell'Astrea Andrea Di Renzo, grazie per essere con noi mister. Piacere mio, buon pomeriggio. E poi è stato con noi anche negli anni precedenti il direttore sportivo Simone Di Iorio, grazie di essere tornato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, questa è la 21esima puntata del terzo anno in assoluto, la puntata numero 92, e ci stiamo avvicinando alla puntata numero 100, che poi vi spiegheremo prossimamente dove, come e in che modo faremo. Puntata particolare perché anch'io ho sempre detto che noi vogliamo parlare delle squadre del calcio romano, che non siano soltanto ovviamente Roma e Lazio, ma dare spazio anche a società come l'Astrea, che peraltro ha una storia, ha un passato nel calcio professionistico, per far capire l'importanza di questi club. E poi col mister ovviamente parleremo del campionato, della squadra capitolina che piano piano sta cercando di allontanarsi dalla zona retrocessione. Girone A, girone B, finale di Coppa Italia che c'è dopodomani il 7 febbraio, insomma tanti argomenti. Ovviamente io come sempre ringrazio i padroni di casa, sono lo storico Bar Delfini in via Paolo Laziale alla Dispoli, che ci ospita da tanto tempo, e chiaramente noi li ringraziamo. Come vedete, contrariamente al solito, manca il mio compagno di viaggio da 3 anni, il mister Marco Scorsini, che non è potuto essere con noi perché sta allenando il Nuova Florida, che sabato si giocherà il quarto di finale in gara secca in Coppa Italia di Serie D contro Limolese. Se la squadra del mister Scorsini riesce a vincere con Limolese, è fra le prime 4 di questa competizione nazionale, sarebbe veramente un grande risultato, visto anche poi la situazione in campionato, che invece è un pochino diversa. Allora, io ovviamente parto con gli ospiti dell'Astrea, col mister Di Renzo. Allora, intanto una domanda, mister. Lei arriva sulla panchina dell'Astrea, che è una squadra storica, una squadra che ha un passato importante, che poi il direttore ci racconterà, e tutto sommato la classifica sta rispiccando la rincorsa alla salvezza. Quando è stato chiamato ad allenare l'Astrea, ha sentito un po' la responsabilità di quanto fosse importante questa società? Beh sì, è stato un motivo di grande orgoglio, perché l'Astrea è, come ha detto giustamente lei, è una realtà importante nel calcio dilettantistico, e non solo, perché nel passato diciamo ha fatto anche dei campionati in Serie C, adesso l'attuale Lega Pro, quindi mi sento diciamo orgoglioso di rappresentare questa società ogni domenica nel campionato che stiamo facendo. Direttore Iorio, lei un pochino fa parte, nonostante sia giovanissimo, della storia, no? Dell'Astrea, un passato. Com'è ad oggi l'ambiente Astrea? Com'è la società? Com'è l'interesse dei vostri sostenitori? Ecco, per chi magari ci sta seguendo e non conosce a fondo le squadre del calcio dilettantistico capitolino, cos'è e com'è l'Astrea? Beh, diciamo che è cambiata, è una realtà che nei primi anni ha dato molto, è riuscito a vincere dei campionati importanti arrivando fino ai professionisti. Negli ultimi tempi, negli ultimi 10 anni, c'è stato un calare, siamo arrivati nei dilettanti, ci stiamo tenendo in queste categorie di Serie D ed eccellenza, dove non è facilissimo giocare, vivere queste realtà, dove troviamo piazze importanti che spendono soldi importanti per cercare di risalire. Noi d'altro canto cerchiamo con le nostre risorse di fare campionati dignitosi, di provare a risalire e provare a riportare l'Astrea nei campionati che li compete, quindi a meno di una Serie D. In questi anni abbiamo avuto degli anni un po' di sofferenza, dove abbiamo lottato per la retrocessione o almeno per non fare i playout negli ultimi 2 anni. Questi anni, quest'ultimo anno, adesso nel 2022-23, stiamo cercando di tenerci a galla in una classifica di metà classifica. Nelle ultime 2-3 partite abbiamo avuto qualche problemino. Domenica c'è stato un risultato importante che ci ha ritirato fuori dai playout, e dobbiamo cercare di continuare così ed arrivare al più presto ai famosi punti per la salvezza tranquilla. Ecco mister Di Renzo, sì, poi iniziamo a parlare della giornata di ieri del campionato di eccellenza, girone A, poi ovviamente parleremo anche del girone B e della finale di Coppa Italia.
Allora, Astrea Pescatori 3-2, una battaglia, parliamoci chiaro, uno scontro salvezza importantissimo. Come è stata questa partita? È stata una partita bella maschia, i punti in palio ieri pesavano doppio se non triplo. Noi, parlo personalmente, venivamo da un periodo, un mese di gennaio abbastanza complicato. Devo dire che non sono mai mancate le prestazioni, perché poi da inizio anno qualsiasi partita abbiamo fatto ce la siamo sempre giocata, anche quelle in cui non siamo usciti con i tre punti o quelle che abbiamo pareggiato, siamo sempre andati in campo, abbiamo sempre reso la vita dura all'avversario. Però chiaramente se non si vince dopo un po' è sempre pesante, anche per il morale soprattutto dei ragazzi, questo può incidere. Quindi ieri ci tenevamo, quando è iniziata la partita, a fare il risultato con i tre punti, e secondo me, per come è venuta, sarà una partita che ci darà una grande mano anche per il proseguo del campionato, sia in termini di fiducia ma anche in termini proprio di consapevolezza. Ecco, mister Di Renzo, battaglia come dicevamo, qualche giocatore che è uscito un po' a malconcio, insomma una partita vera. Sì, diciamo che poi ci sono stati anche degli episodi un po' controversi da parte della gestione di gara, da parte dell'arbitro, che magari non era una partita facilissima, perché appunto anche la Pescatore ha bisogno dei punti. C'è stato un espulso per parte, un po' di nervosismo che veniva fuori ogni contatto duro, sì, qualche giocatore che ha riportato qualche problema che adesso valuteremo in settimana, vedremo appunto l'entità dell'infortunio di Andrea. Però anche quella, diciamo, è una mossa che il fatto di rimanere senza Andrea per un tempo e di andare comunque a, dopo il nuovo pareggio ospite, andare poi a vincere la partita in quel modo, secondo me dà consapevolezza proprio a tutta la rosa che Andrea per noi è un giocatore molto importante, che però qualora adesso dovremmo stare senza di lui per un po' di tempo, vediamo appunto quale sarà l'entità dell'esame che andrà a fare, sappiamo che possiamo andare avanti e lo abbiamo dimostrato ieri. Andrea Castro, poi questo attaccante, che è un giocatore che è un po' la storia anche della Strea, che come tocca il pallone spesso e volentieri lo mandi in rete. Direttore, diciamo 3-2, vittoria preziosissima con la Pescatori Ostia. Non è la Pescatori Ostia del girone di andata, è un'altra squadra più solida, più compatta, che probabilmente se la giocherà fino all'ultimo. Sì, sicuramente. Non è la squadra dell'andata, l'abbiamo vista domenica sulla nostra pelle, una squadra quadrata, una squadra organizzata, si deve dar merito all'allenatore e si vede che c'è la mano di un allenatore, è una squadra che leverà punti ad altre squadre, non è una squadra morta. Avevano qualche difficoltà su qualche giocatore squalificato, però a lungo andare dirà la sua fino alla fine. Poi questo campionato è un campionato difficilissimo sia per la lotta alla retrocessione che per la vittoria campionato, e quindi ne sapremo più avanti cosa succederà. Però il Pescatori mi ha fatto veramente una bella impressione. Allora, e partiamo proprio a approfondire il girone A. Come dicevamo, è la 23ª giornata. Ieri è chiaro che alcuni poi dati sono abbastanza evidenti. Il Monte Spaccato ha fatto poker contro il Civitavecchia e noi non ce la curiamo per i nerazzurri, però sarà complicata adesso per il Civitavecchia tentare ancora una volta di ripartire all'inseguimento almeno della seconda posizione. Dietro V3, Maccarese, Rieti e Pomezia non mollano, e in coda, oltre alla vittoria importantissima della Strea, chi forse ha messo un'ipoteca importante sulla salvezza è l'Aranova, che è andata a vincere in maniera abbastanza netta, almeno guardando il risultato sul campo dell'Aurelia Antica. Allora io vorrei partire proprio col tecnico della Strea, guardando un attimino i risultati in coda. Allora, voi ieri fate 3 punti, abbiamo detto, importanti, e le altre, tra virgolette, giocano tutte per voi, in sostanza, perché poi la Dispoli si suicida in casa contro il Campus Euro. Io vi invito ad andare a vedere gli highlights di questa partita e cosa è accaduto negli ultimi 5 minuti, quando l'Academy, dopo aver riuscito a pareggiare 1-1, ha avuto al 92esimo, credo, il pallone sulla linea di porta avversaria e non è riuscita a insaccarlo. La Dispoli ha anche sbagliato con Jurado un calcio di rigore, e poi al 94esimo è riuscito a prendere un gol in contropiede. Voi avete liquidato la Pescatori, che è un risultato importantissimo. Dopo apriremo una parentesi sulla Citizen Academy. Si è fermata anche l'Audace. Ecco, l'unica squadra che hanno preso un punto sono Villalba e Luis. Allora le chiedo, secondo lei, c'è qualcuno che dice, mister, che probabilmente almeno un play-out potrebbe non esserci per gli 8 punti di distacco? Secondo lei sarà così,
o alla fine assisteremo a due spareggi? Ma è difficile dirlo adesso, perché mancano ancora molte partite. Ieri era appunto la 23esima giornata e diciamo che noi, Romulea e Luis, al momento siamo lì lottando per evitare quest'ultima posizione utile. È chiaro che spesso vediamo anche i risultati di quelle dietro, quindi è chiaro che tra di noi, diciamo, sicuramente queste squadre si augurano di evitare l'ultimo play-out. Però ripeto, secondo me con tutte le partite che mancano, tutti gli incroci tra squadre poi che dovranno lottare per il titolo, squadre che sono già salve e squadre che devono cercare punti salvezza o devono evitare retrocessione diretta, adesso è veramente difficile fare un pronostico. Ad oggi, visto il distacco superiore a 8 punti, si giocherebbe soltanto uno spareggio, che sarebbe quello fra il Villalba e l'Accademia Dispoli. C'è un'altra squadra, direttore, che è poi una vostra rivale diretta per la salvezza, sto parlando della Romulea, che vi segue un punto, che era partita inizio stagione in maniera anche pirotecnica, grandi prestazioni, ha anche superato alcune big del campionato. Poi da Natale in poi questa squadra non vince più. Ieri ha pareggiato al 102esimo in casa con il Viterbo, poi parleremo di questa partita perché è successo di tutto, e sta scivolando. Che idea vi siete fatti su questa assolutamente involuzione della Romulea? Guarda, sicuramente la Romulea è una squadra organizzata che è partita benissimo in questo campionato, da new entry di questo campionato, perché con l'entusiasmo e con questi giovani molto interessanti, soprattutto nella prima parte, ha fatto un calcio, un gioco molto spettacolare. In casa soprattutto ha fermato parecchie squadre quotate. Nel girone di ritorno sta avendo qualche problema, penso che questo sia il primo risultato utile o comunque che ha fatto, ecco, non vince da parecchie partite e comincia ad avere qualche difficoltà in un campionato difficile dove magari l'entusiasmo della prima parte li ha avvantaggiati e in questo momento non riescono ad avere una quadratura e sono stati risucchiati tra virgolette dalle altre squadre, perché penso che dal girone di ritorno, ecco, l'unico punto che hanno fatto è stato domenica, qualche difficoltà sicuramente ce l'hanno, come l'abbiamo avuto noi in questo periodo. Romulea con 26 punti è scivolata in piena zona playout a pari punti con la Luis, quindi attenzione, perché poi chi non è abituato, chi ha ragazzi profondamente giovani, ne sa qualcosa l'Accademia Dispoli, rischia veramente di trovarsi in un pantano che non conosce. Ecco mister, la Ranova, che abbiamo detto, va a vincere 3-0 in casa dell'Aurelia Antica, alla quale mancavano un paio di giocatori, alla quale forse emotivamente può essere un po' calata la tensione. La troviamo a 32, possiamo dire che è un passo per la salvezza? Beh, sicuramente questa è una vittoria molto molto importante. Noi l'abbiamo affrontata il 7 gennaio la Ranova ed è la partita forse che in cui abbiamo, diciamo, qualcosa, meritavamo qualcosa di più, nel senso sbagliamo un calcio di rigore, avevamo visto che loro stavano venendo fuori come squadra e abbiamo pareggiato, però ci hanno dato un'idea di gran solidità, nel senso che hanno capito che era una partita difficile per loro e l'hanno gestita bene con giocatori di esperienza che hanno, e ieri chiaramente hanno fatto un bel colpaccio andando a vincere con quel risultato sul campo dell'Aurelia. Quindi io spero che non stiano fuori dalla lotta a retrocessione, però inevitabilmente hanno passato una bella domenica, ecco. Facciamoci un po' gli affari degli altri. Secondo lei, emotivamente, l'Aurelia Antica, che ha fatto un gran campionato indubbiamente, bravo al mister Zappavigna, ha un po' mollato emotivamente? Ma non so, questo forse ne sa di più il mister e il direttore, perché non so la loro realtà com'è. Penso però che mancano, ripeto, talmente tante partite che mollare adesso mi sembra strano. Ecco, magari ci può stare il periodo sfortunato, assenze, squalifiche, infortuni, squadra avversaria che viene e fa la partita della domenica, quindi è difficile dire adesso, siamo appena alla prima di febbraio. Io torno un attimo su Romulea Viterbo perché volevo dire due cose. Una essenzialmente questa, è che quando una partita finisce al 102esimo, al 103esimo, è sempre abbastanza particolare, perché neanche ai campionati del mondo, quando qualcuno aveva preso il vizio di dare 10 minuti di recupero, si è assistito. Ma poi quello che è successo nel finale, perché la partita era stata anche bella e divertente, poi
Il Viterbo va in vantaggio al 93esimo, meritatamente, peraltro una squadra molto, molto concreta quella del mister Massimo Castagnari. E poi succede qualcosa, io sinceramente io vado allo stadio da quasi mezzo secolo, quindi non ho mai capito. Viterbo segna il gol del 2-1 e vengono espulsi due giocatori del Viterbo. E la cosa è più problemi in panchina, discussioni, anche io vorrei capire ogni tanto cosa succede. Purtroppo, e questa è la cosa che volevo segnalare agli amici di My Soccer Player, io ringrazierò sempre per il lavoro che stanno facendo, però attenzione, perché poi è capitato, un po' tutti quanti che non assistite alla partita, ero curioso di vedere sulla sintesi di My Soccer o anche durante la diretta della partita cosa stesse accadendo. Purtroppo al momento del calcio di rigore, di quello che è successo, io non so per quale motivo, evidentemente il nuovo programma, l'hardware ha influito, la telecamera ha girato dall'altra parte, forse perché il pallone era fermo. Voi sapete che non c'è il cameraman, no? C'è la telecamera elettronica che segue automaticamente il movimento. Anch'io invito i colleghi di My Soccer, che ripeto sta facendo un lavoro immenso, e anche dei conduttori, anche dei commentatori molto bravi, sistemiamo questo problema, perché altrimenti nelle fasi decisive della partita vedere la telecamera che guarda dall'altra parte rende anche complicato il commento di chi non l'ha vista. E approfitto, non tanto di Romulia Viterbo, direttore, una considerazione in generale. Sono passate 23 giornate, rispetto all'anno scorso e all'anno prima, per la sua esperienza, girone A e girone B, il livello arbitrale è salito, è rimasto uguale o c'è stato qualche passetto indietro? Penso rimasto uguale con delle difficoltà, come in tutti i campionati, come in quello di Serie D, di Lega Pro, di Serie A. Si vedono sviste in Serie A con la VAR, quindi cosa ci possiamo aspettare in eccellenza? Ci sono degli arbitri buoni, poi alcune domeniche si incontrano arbitri che hanno difficoltà nella gestione, come è successo domenica in una partita difficilissima dove tutte e due le squadre si giocano tanto, e questo fa pesare perché si perdono punti poi importanti dove poi si decidono delle stagioni intere. Quindi penso dall'altra parte anche noi li dobbiamo aiutare, ma loro si devono fare aiutare, perché ecco, noi domenica abbiamo subito altri due rigori, tra cui uno non dubbio, uno non si capisce ancora come è stato dato, però comunque andiamo avanti. Meno male che domenica è andata bene, perché siamo riusciti a ribaltare la partita, e speriamo sempre di dare una mano noi agli arbitri come dirigenza, come giocatori, come staff, e che loro danno una mano a noi società. E io mi permetto di aggiungere un invito ai guardialine o assistenti, chiamateli come volete, quando eravamo piccoli noi segnaline addirittura si chiamavano. Per favore, prendetevi le responsabilità. Non è possibile che qualsiasi decisione dell'arbitro, che non è infallibile ovviamente, massimo buona fede, però anche l'arbitro magari è distante, il guardialine, io quest'anno non ho mai visto che ha alzato la bandierina e ha fatto tornare sui suoi passi un arbitro. Vedete un fallo che probabilmente, come stanno dicendo gli esponenti della Strea, forse non è calcio di rigore. Alzate la bandierina, non è possibile che non ci si prenda più la responsabilità di non far cambiare idea all'arbitro. Non so qual è il meccanismo che proibisce i guardialini, non lo voglio, adesso non lo so, non ho idea. Però ecco, se stiamo entrando nella fase finale decisiva del campionato, ci si gioca la promozione in Serie D, i playoff, ci si gioca soprattutto una zona di retrocessione che perlomeno rischia di coinvolgere almeno 8-9 squadre. Un pizzico un po' più di tranquillità, se vedete l'arbitro che sbaglia, perché è un essere umano come tutti quanti, alzate questa benedetta bandierina. Villalba Luis finisce 1-1. Era quello che si aspettava, mister, da questa partita? Un po' come tutti quanti noi, che abbiamo sbagliato pronostico, ma ormai lo facciamo da tanto tempo, pensavamo che il fattore campo premiasse il Villalba. Ma per me un pareggio per noi va bene, nel senso, io sono contento che la partita sia finita in parità. E devo dire, noi abbiamo affrontato la Luis una settimana fa, e ha grandi individualità, sia in difesa, appunto, di Aghite, in attacco hanno vari De Vincenzi, Biraschi, Renzetti, Rekic, che sono appunto Giovafranchi, sono appunto giocatori importanti. Il Villalba però l'avevo vista contro il Viterbo, ha fatto un'ottima partita, quindi in casa sicuramente, è andata poi a vincere la settimana dopo a Pomezia, appunto la settimana scorsa, quindi è ripresa. Domenica ci giochiamo noi, speriamo appunto che questa ripresa sia finita per loro, ecco.
Lasciamo fuori Astrea per ovvi motivi, perché è la vostra società, no? Se io faccio sempre questa domanda: se doveste scommettere un euro, mister, il nome di almeno una squadra o due che secondo lei, togliamo l'Astrea, che secondo lei si salva direttamente? Bella domanda. Io direi però che forse appunto la Luis ha giocatori d'esperienza in ruoli importanti, quindi si potrebbe salvare direttamente. E quante me ne ha chieste? Due. L'altra noi, anche se non ci siamo, dico noi, anche se non posso dirlo, perché faccio proprio difficoltà. Forse la Ranova che ha preso questo distacco, si è staccata un po', ecco, da questo gruppo che sta dietro, anche perché, ripeto, anche loro hanno una media età in ruoli importanti. Non so, cito Zonfrillo in porta, che secondo me è un portiere importante, che sicuramente dà punti e dà sicurezze a squadre che ogni settimana devono lottare per mantenere la categoria. Io ringrazio intanto tutti coloro che ci stanno ascoltando e vedo che saluta Simone Biglioglio. La nostra telespettatrice Giulia che saluta il direttore. Di me sapevo che il direttore avrebbe impazzato oggi sui nostri schermi come l'anno scorso. Angelo Cuore che dice un saluto a Gianni, a te, a Simone Viorio, ditegli in diretta. Allora io saluto Marco e Angelo Cuore che peraltro io ringrazio, perché il direttore, oltre ad essere stato nostro ospite, io quando poi programmiamo, sapete, quest'anno programmiamo gli ospiti con un mese d'anticipo, e ogni volta che poi ho qualche difficoltà alza il telefono, chiama il direttore Angelo Core che mi mette in contatto con persone di società che verrebbero volentieri, però voi dovete capire che noi siamo alla Dispoli, che è quindi Alto Lazio, ecco, ringrazio infatti i due esponenti della Strega che qualche chilometro oggi l'hanno macinato, ma per avere dirigenti di squadre del Lazio del Sud, e ne abbiamo avuti, spesso bisogna essere un po' convincenti, perché ovviamente io capisco che c'è chi lavora, chi ha da fare, chi magari lunedì lo dedica alla famiglia. Più o meno li stiamo portando quasi tutti, poi nelle prossime settimane scoprirete che avremo altri ospiti del Girone B, quindi grazie al direttore Angelo Cora, a tutti loro che ci stanno ascoltando, al mio omonimo Primieri e a tutti gli altri, e poi fra un po' credo che avremo anche i saluti del mister Scorsini appena finirà l'allenamento. Allora io volevo aprire col direttore un attimino la pagina Accademia Dispoli per parlare un discorso. In settimana è arrivata l'ufficializzazione che forse il giocatore più forte che aveva quest'anno l'Academy, Giacomo Paganetti, centrocampista, fantasista, ragazzo veramente con i piedi d'oro, ha firmato con la Salernitana primavera e praticamente è già stato convocato anche in prima squadra per fare qualche allenamento. Allora le chiedo, per il ragazzo un grande passo avanti, no? Si è spalancato il mondo del professionismo, però per il Dispoli, che già è in difficoltà palese, reduce da 3 sconfitte consecutive, domenica vedremo va a Valmontone dove non farà una passeggiata, ecco, forse una società, mister, o questo passo lo fa prima, quando c'è la campagna acquisti aperta, tanto Paganetti era già seguito da diverso tempo, perché non pensa che farlo dopo, quando non si può più sostituire un giocatore, si rischia forse un passo indietro come solidità della squadra? Beh, le notizie di questo giocatore già erano da mesi che si sapeva che doveva spiccare il volo. Mi sembra che quando l'abbiamo incontrato noi già si parlava di questo ragazzo che aveva Frosinone, Salernitana e qualche altra società. Sicuramente la società avrà valutato che era il momento giusto di lasciarlo andare e ha pensato che poteva rimpiazzarlo con altri giocatori durante il mercato o con chi già era presente nella rosa, per fare una valutazione del genere. Certo, d'altro canto, ragazzo interessante, ragazzo bravo, bloccarlo di questa crescita esponenziale in una società del genere non si poteva fare. Penso che la Dispoli avrà pensato tranquillamente che sostituiva il ragazzo con qualcosa che già aveva in casa. Sono cose societarie che ognuno può pensare di risolverla a modo proprio. Forse io nella mia Strea avrei pensato di tenerlo più a lungo, almeno fino a fine campionato, per quello che abbiamo noi. Loro hanno molti giovani interessanti e stanno facendo un buon lavoro con mister Puccica, e quando sono venuti da noi, al di là del risultato, stanno una squadra ostica da battere, e ognuno a casa propria prende le proprie decisioni, diciamo così. Io volevo chiedere al mister invece, parlando proprio dell'Academy, l'Academy è una squadra particolare, voi l'avete anche affrontata, no? L'Academy è una squadra che perlomeno fino a 3 settimane fa
giocava molto bene, ha messo in grossa difficoltà il Pomezia, il direttore sportivo del Pomezia. Qua ci raccontò che per battere il Ladispoli ci misero veramente tanto impegno. La Ladispoli che comunque ha fermato la U3 Maccarese, ha rimontato da 3-0 con il Viterbo, però poi è una squadra che chiaramente paga il dazio ai giovani, perché la Ladispoli vinceva 2-0 a un quarto d'ora dalla fine, ad esempio sul campo dell'Audace, e se avesse vinto con lo scontro diretto, guardate dove sarebbe stato il Ladispoli. Stava vincendo 2-0 col Monte Spaccato, poi si è fatta rimontare. Allora l'ha affrontata. Condivide quello che hanno detto un po' tanti ospiti nei nostri studi, mister, che tra le squadre pericolanti forse la Dispoli è quella che alla fine gioca meglio? Sì, devo dire che noi l'abbiamo affrontata e siamo stati bravi e fortunati che già dopo 12 minuti vincevamo 2-0, perché secondo me loro su una superficie diciamo naturale come la nostra, quindi sul campo in erbavera, a livello tecnico hanno perso qualcosa, però si vede l'impronta che gli ha dato il mister, almeno contro di noi l'ho vista, di giocare, di provare sempre a costruire dal basso, e vedevo un bel interscambio anche sulle catene esterne, quindi un'idea di gioco ben delineata. È chiaro che contro di noi hanno gestito male delle situazioni in fase difensiva che poi sicuramente sono quelle che stanno pagando per la classifica che hanno, però è una squadra appunto molto 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 giovane. Mi ricordo appunto quel ragazzo Paganetti che mi fece un'ottima impressione, motorino di centrocampo, molto bravo sulle seconde, molto bravo tecnicamente. Una cosa che mi ha colpito è che per l'età che ha gioca sempre la palla in verticale, quindi ti fa capire che personalità il ragazzo ce l'ha, e quindi gli auguro le migliori fortune. Io poi vi annuncio che prossimamente, non nel corso di Sua Eccellenza il Calcio, ma con uno spazio a parte, noi intervisteremo un, posso chiamarlo scouting, posso chiamarlo procuratore, poi vi dirò chi è, che ha avuto un ruolo preponderante negli ultimi 4 mesi per la cessione proprio di Paganetti alla Salernitana, e ci racconterà un pochino anche altri giovani del nostro territorio che sono nel mirino di tante squadre. Poi seguite sempre Ortica Social, poi vedete sul nostro canale Facebook e su YouTube troverete anche poi questa intervista. Chiusa la parte bassa della classifica, io adesso vorrei con i nostri ospiti analizzare un pochino la parte alta di questo campionato, che veramente adesso, al di là di chi lo vincerà, io credo che negli ultimi, forse da prima del Covid, è il campionato più bello, più coinvolgente, più emozionante, dove perlomeno 5 squadre, perché si sta un po' riducendo la platea ovviamente, 5 squadre si possono giocare addirittura la promozione diretta. Ecco, e se ho fatto scommettere un euro al tecnico direttore su chi si salva direttamente, qui che ho stesso discorso, giochiamo simpaticamente un euro. Secondo lei, direttore, chi vince il campionato e chi va a fare i playoff? Se gioco un euro lo gioco su Rieti, e se gioco un euro sui playoff gioco sul Pomezia. Però questa è una sensazione che ho da un po', l'ho detto in tempi in passati quando ancora la lotta era su 6-7 squadre, adesso penso che sia le prime 4, Monte Spaccato, Pomezia, V3 e Rieti. Purtroppo la Viterbese con il passo falso di domenica ha perso qualcosa, certo ancora può pensare di arrivare secondo, però non deve più sbagliare adesso alla fine, e non è facile, le partite sono tante, però vedo loro 4 più pronte. Il campionato e il cammino ancora lungo, i miei 2 euro le gioco su queste squadre, Pomezia e Rieti. Peraltro mister, 4 squadre, Pomezia, Montespaccato, V3 e Rieti, profondamente diverse, no? Anche perché a inizio stagione ad esempio tutti quanti davano e continuano a dare il Pomezia come una macchina da guerra, una squadra che ha un organico che potrebbe giocare benissimo in Serie D. Montespaccato retrocessa, ma che affari spenti, è arrivato in testa alla classifica. Rieti ha passato una serie di problemi, ma comunque ha cambiato allenatore, ma comunque è una squadra che è pronta. E poi la U3 che rappresenta la più bella conferma, non la più bella sorpresa, la più bella conferma, perché la U3 sono 2 anni che fa campionati di alto livello. Le avete affrontate tutte, qual è quella che l'ha impressionata in assoluto di più? Allora, devo dire che rispetto al girone d'andata sono cambiate tanto, sì, qualcuno ha anche cambiato mister, appunto come il Pomezia e come il Rieti stesso, e saluto il mister Gardini che lo conosco dai tempi del Trastevere quando allenava la prima squadra, che faceva i giovanili, che è
una bravissima persona, gli faccio i miei migliori auguri per il campionato. Ritornando invece alle squadre, sono cambiate tanto, i ruoli anche importanti, mi hanno dato tutte l'idea di essere squadre molto molto solide, squadre che sanno sfruttare l'episodio, perché noi giocando contro di loro, per esempio mi ricordo Arieti, ci ha fatto un euro gol Rossi di testa dopo 5 minuti, la partita finisce 1-0 per loro, però squadre granitiche, squadre importanti, e devo dire, il Pomezia per esempio 2 settimane fa è venuto da noi e la prima volta è entrato dentro l'area al 68esimo ci ha fatto gol, ma dietro mi ha dato l'idea che non cascava neanche uno spillo, ecco, quindi sono belle realtà, ecco. Io adesso il direttore vorrei affrontare un argomento che riguarda due squadre, una delusione, perché poi alla fine la classifica parla chiaro, sto parlando del Valmontone, appena 36 punti, e una che è una quasi delusione, sto parlando del Civitavecchia delle ultime 2 settimane, perché Civitavecchia ha dissipato, dopo una serie di vittorie consecutive, ha dissipato veramente un patrimonio, pareggiando in casa con l'Audace, che non faceva punti in trasferta non so da quando, e poi ieri è stata travolta nel punteggio 4-1 dal Montespaccato, no nel gioco, perché il primo tempo il Civitavecchia ha giocato bene, ha retto l'onda d'urto, poi nel secondo tempo il Civitavecchia non so cosa sia successo, è letteralmente scomparso dal campo, il Montespaccato che poi quando il Montespaccato spinge, attacca, è una squadra che mette paura, ha fatto poker. Allora partiamo dalla delusione, sempre secondo noi, poi chiaro, il calcio è bello perché sono punti di vista. Valmontone, inizio stagione considerato una delle più forti, sì, con un grande allenatore che è Di Loredo, che era sulla panchina, infatti è sceso in promozione e sta dominando il vertice del campionato di promozione. 36 punti ormai, il Valmontone ha abbandonato sogni di gloria. Secondo lei come si spiega questo flop di una squadra che ha una storia, ha una società, e leggiamo i nomi dell'organico, sono anche gran bei giocatori. Sì, un'altra squadra che è stata costruita e puntellata a dicembre per stare su, per vincere. Purtroppo, ecco, con la sconfitta di ieri di domenica, penso che sia fuori dai giochi. Nomi importanti, anche se vedendo le immagini di domenica è stata da una parte un po' sfortunata in momenti decisivi, e poi quando rincorri non ti puoi permettere troppi passi falsi. Mister Cangiato, che è entrato a metà campionato, nella prima parte ha dato un buon contributo alla squadra, si è vista che c'era la mano loro, sono venuti da noi e mi hanno fatto una buona impressione, noi siamo riusciti a vincere 1-0, ma loro erano veramente una bella squadra quadrata. Ultimamente hanno fatto un paio di passi falsi e quindi si sono staccati da sopra. Dirti le problematiche, dire la verità, è che ci sono tante squadre forti, quindi la domenica tutte le partite hanno 3 risultati, non c'è mai un risultato scontato, questo è il succo di tutto. Il Civitavecchia domenica, sono rimasto sorpreso da questo 4-1. Domenica prima con l'Audace ha preso un gol da 30 metri, un euro gol dalla squadra dell'Audace, quindi lì è stata una partita strana, ma domenica mi sembra che perdeva 1-0, poi è riuscita a riprenderlo 1-1 su calcio di rigore, quindi poteva essere un'altra partita. Rientro in campo, Mancini con altri 3 gol ha chiuso la partita. Diciamo che nessuno se l'aspettava questo Civitavecchia staccata così, e neanche io, noi siamo andati lì da loro e ci hanno fatto una buona impressione sotto il piano del gioco, dell'intensità, una rosa importante costruita all'inizio per vincere e puntellata anche a dicembre con l'arrivo del mister nuovo, da giocatori importanti solo per vincere. Adesso si è staccata e sarà dura per loro anche pensare al secondo posto. È naturale, tutte le domeniche ci sono dei spareggi importanti, sia per la vittoria campionato e sia per la retrocessione e i play-out. Come dicevamo prima, è un campionato che penso che negli ultimi 3 anni non è stato così mai bello, avvolgente, tutte le domeniche, tutte queste belle partite, vediamo dei calendari difficili e speriamo che sarà così e vedremo poi alla fine chi vincerà questo fantastico campionato. Sul Civitavecchia aggiungo soltanto che in settimana sono arrivate ennesime notizie di ritardi, slittamenti per la ristrutturazione dello stadio Fattori, veramente
con lo stadio storico, ci hanno giocato Lazio e Roma in amichevole, ci ha fatto la Serie C il Civita Vecchia, ecco, purtroppo è l'ennesimo ritardo, ogni volta c'è un problema, soldi, finanziamenti, ovviamente sta diventando una telenovela stucchevole quella dello stadio di Civita Vecchia chiuso, e questo ha comportato la protesta sacrosanta di tanti tifosi del Civita Vecchia, compresi i gruppi organizzati, che non vanno più allo stadio perché si sono stancati che non si riesca in Italia ad aggiustare uno stadio quando all'estero un impianto sportivo, ci sono tanti esempi che potremmo citare, in 90 giorni hanno costruito uno stadio all'estero, quindi insomma ecco, Civitavecchia è una platea importante, una platea che meriterebbe uno stadio pieno. Speriamo che l'amministrazione, ormai quella nuova, Civitavecchia si vota fra poche settimane, che quella nuova possa mettere al primo punto, chiunque vinca, la ristrutturazione dello stadio. C'è una squadra, mister, della quale nessuno parla, forse solo noi in questo programma ne siamo orgogliosi, ed è la Utre Maccarese. Utre Maccarese è una società che veramente è organizzatissima, ha ristrutturato lo stadio, sta acquisendo un pubblico piano piano in quella parte del comune di Fiumicino che prima non c'era, ha sfiorato la finale di Coppa Italia. Soltanto 2 anni fa si è andata a giocare con il Livorno la semifinale per essere promossa in Serie D, e zitta zitta, affari spenti, è arrivata al secondo posto in classifica, 48 punti, credo sia la 7ª vittoria consecutiva, se non vado errato, quella di ieri della Utre Maccarese. Voi ci avete giocato, possiamo dire che al di là che arriverà prima, seconda, terza o cosa, resta forse una delle più belle realtà di questo campionato? Sì, sì, senza dubbio, poi ha delle individualità veramente importanti, come non citare Damiani che è veramente un trattore, cioè ogni domenica questo ragazzo fa, quando gli dice male fa un gol, quindi sposta veramente tanto, anche Fe mi fa impazzire, la loro quarto di sinistra, è un giocatore completo, fa bene fase difensiva, fase offensiva, e poi comunque anche loro a dicembre sono rinforzati perché hanno preso Regis e Covarelli, che comunque sono due pedine importanti, quindi si vede che è una struttura societaria che sta navigando la categoria e che forse vuole provare, è matura per provare un qualcosa di più. Allora, questa è la panoramica sul girone A. Io intanto ringrazio sempre lo storico Bar Delfini in via Paolo Laziale a Dispoli che ci ospita, i nostri studi televisivi. Colgo anche l'occasione per anticiparvi, come faccio sempre, gli ospiti della puntata successiva. Con grande piacere, la settimana prossima avremo nei nostri studi il tecnico del Viterbo, il mister Massimo Castagnari, col quale commenteremo questa rincorsa che la squadra gialloblu sta tentando. Parleremo anche un pochino della situazione Viterbo, della vicenda dello stadio, che ogni giorno sui giornali esce una puntata diversa su questo benedetto campo di calcio, e soprattutto conosceremo un po' a fondo un club che ha cambiato volto, perché da Polisportiva Cipini è diventato Viterbo, ha raccolto le ceneri della vecchia viterbese che giocava nel campionato di Serie C, c'è anche un'altra viterbese nel campionato di promozione, ma questo è un po' un problema di questa scissione bruttissima che c'è stata in estate. E poi mister Massimo Castagnari, possiamo dire che è una delle persone che ha detto che questa trasmissione gli porta fortuna, perché venne da noi l'ultima volta, dopo è uscito da qui, ha squillato il telefono e il Viterbo l'aveva ingaggiato come tecnico. Allora, mercoledì, direttore, c'è l'epilogo, partita bellissima, io credo, con tutto il rispetto per chi è arrivato in semifinale, ma credo che la finale più bella di questa Coppa non poteva che essere tra due squadre protagoniste del girone B, Terracina e Unipomezia, che si contendono questo trofeo, che peraltro, oltre ad essere prestigioso, beh, insomma, permette anche di proseguire un cammino, insomma, è una coppa importante anche a livello nazionale vista in prospettiva. Allora, due grandi squadre, due squadre fortissime, due squadre che hanno fatto il vuoto nel girone di eccellenza per tante settimane. Pronostico difficile, però ci proviamo. Pronostico difficile, perché sono due corazzate che nel girone B stanno volando, nel girone B, una prima e una seconda 51-49, e domenica il Terracina ha perso a Gaeta per 5-0, quindi è stata una sorpresa, il Pomezia vincendo è risalita, è un pronostico difficile, diciamo che sono due squadre fortissime e mi sembra che negli ultimi anni non sono arrivate mai queste squadre così ai vertici di qualche girone. Penso per tifoseria, per ambiente,
per consapevolezza della squadra, per quello che è successo domenica dei 5 gol presi dal Terracina, dico che il Terracina non so se è ai rigori, non so nell'arco dei 90 minuti, ma penso che il Terracina vinca la partita. Mister, io prima del pronostico voglio partire da una considerazione. L'Unipomezia ieri ha vinto una partita importantissima contro il Certosa, una battaglia, ha giocato con la formazione praticamente titolare, grande partita, grande Certosa nonostante la sconfitta. Terracina aveva anche chiesto l'anticipo al sabato, è andata a Gaeta, io non dico che ci è andato in vacanza, però insomma quando il Terracina perde 5-0 una partita così importante fa capire che mentalmente è stata fatta una scelta. Condivide che il Terracina, anche perché avrà al seguito almeno 2000 tifosi, parte come favorita? Beh, sicuramente il Terracina, per aver fatto questa scelta importante, appunto, non dico di abbassare la guardia, però di far riposare diversi giocatori, vuol dire che mentalmente anche l'idea che è stata data dalla società e dal mister è quella che la partita importante è quella di Coppa, quindi inevitabilmente secondo me partiranno per aggredirla e per fare bene. Dall'altra parte l'Unipomezia invece forse ha fatto la scelta opposta, magari dettata anche dal fatto di giocare uno scontro importante contro il Certosa, che è appunto la terza forza del campionato, quindi inevitabilmente la tensione si è tenuta alta da sola. Non so qual è la scelta giusta, nel senso, magari avere i giocatori più freschi può premiare se c'è la battaglia dei supplementari, magari invece aver alzato la tensione porta a giocare la partita di mercoledì a tutta. Lo vedremo, sicuramente sarà una partita bella e vincente, aperta a tutte e due le squadre. Io munisco, così iniziamo per la serie dopo con i pronostici delle brutte figure, munisco al pronostico, secondo me vince Terracina. Ma è anche un discorso, credo, poi anche un po' di motivazioni in questa competizione. Mi spiego: l'Unipomezia l'ha già vinto due volte questa coppa. L'Unipomezia ha l'obiettivo prioritario di tornare in Serie D in questo campionato per tanti motivi, fra cui quello che tutti, spesso tanti, sottovalutano. A Pomezia c'è un'altra squadra nel girone A che sta tentando di tornare in Serie D, e che al di là delle dichiarazioni di amicizia, di simpatia, di condivisione di spazi, a Pomezia, fra Pomezia Calcio e Unipomezia, c'è una rivalità antica, una rivalità bella, una rivalità che soprattutto anima lo sport in questa città. Il Terracina è soltanto qualche anno fa, ricorderete, fallimento societario, è partito dalla terza categoria, risalito piano piano con grande fatica, era scomparso dal calcio che contava. I tifosi del Terracina, che sono tanti e passionali, vogliono alzarla questa coppa, c'è poco da dire, è un trofeo, poi al di là che in campionato si possa arrivare primi, secondi o terzi. Le motivazioni io credo che faranno una grandissima differenza, oltre allo stadio stracolmo, quindi se mi devo sbilanciare in un pronostico, sapendo che spesso facciamo figuracce, vedo favorito il Terracina, magari, che so, un bel 5-4, una partita meravigliosa che ci riconcilia col calcio. Un appello al comitato regionale, per favore l'arbitro, la terna, per favore il quarto uomo, per favore gente competente di mestiere, che se deve cambiare una decisione la cambia. Come saprete, non si gioca più a Cisterna, si gioca a Tivoli, altro stadio bello comunque del nostro calcio, e insomma auguriamoci che sia un grandissimo spettacolo. Questo ci permette di scivolare nel girone B, dove il direttore, ecco, ha già anticipato che il Terracina andrà a Gaeta, ha preso 5 gol sabato, l'Unipomezia ha battuto il Certosa, come diciamo, una gran bella partita. In coda c'è qualcuno che secondo me non si rende conto che inizia a essere nei guai, e sto parlando del Formia, che ha perso una partita che probabilmente non doveva perdere. Io però, direttore, parto da una considerazione. Girone A, per tante settimane, almeno 7 squadre, 8 forse, si sono giocate il vertice. Girone B, si è capito dall'inizio, Unipomezia e Terracina su tutti, onore al Certosa che ci sta provando a un inseguimento. Ecco, secondo lei da cosa dipende questa profonda differenza? Forse sono state assemblate troppe squadre big nel girone A e meno nel girone B, o cosa? No, non penso. Penso che, ecco, anche nel girone B ci sono squadre attrezzate che forse non hanno fatto punti all'inizio e quindi hanno perso un po' il treno. Ecco, il Certosa che è ancora legata con i 44 punti, quindi 5-6 punti dal vertice, e la Nanise stesso a 44 ha comunque una squadra importante e sta lottando, e il Gaeta
che comunque è partita, non dico per vincere, ma per lottare nelle prime posizioni. La Lodigiani che si è staccata abbastanza presto dal treno, è una squadra importante, con un collettivo importante, con un allenatore importante, una piazza, una società importante, quindi diciamo che sono state brave Unipomezia e Terracina a fare il vuoto subito dietro di loro. Nel girone A forse le squadre hanno un po' zoppicato nella prima parte e quindi questo treno si è allungato un po' di più. Tutto qua. Ecco, direttore, il girone B c'è una squadra che già lo scorso anno, che era il Colleferro, no? Era candidata per vincere il campionato, poi neanche riuscire ad arrivare ai playoff. Quest'anno il Colleferro forse qualche settimana è stato in alto, poi è scivolato lentamente sotto. Allora le chiedo in generale, partendo proprio dal Colleferro, ma ci sono anche altre squadre, si è capito che da diversi anni in eccellenza il nome non basta, il blasone non basta, le figurine, come dico io, mettere insieme 8 potenziali campioni non basta? Beh sì, non si vede, sono campionati difficili, campionati lunghi, campionati in cui mantenere, ecco, stare sulla cresta dell'onda per tante partite, per tanti mesi è molto molto complicato, ci vuole sempre la buona dose di fortuna, ma come ha detto giustamente lei, un'ossatura e dei giocatori che hanno fame, al di là delle figurine, poi specialmente nel girone B, in cui magari rispetto all'A, che tutti dicono il girone A è un po' più tecnico, il girone B ci sono piazze diciamo più focose, però magari ecco ci sono meno aspetti tecnici, conta avere appunto giocatori che hanno fame, che hanno voglia, che sanno giocare sulla seconda palla, che sanno tirare fuori gli attributi davanti a piazze importanti, quindi torna appunto il discorso che stava facendo. Questo campionato ha detto tante cose, ha detto ad esempio che onore alla neopromossa Lodigiani, che comunque è arrivata a 39 punti, un altro paio di punti e può festeggiare la permanenza, e per qualche settimana è stata anche una spina nel fianco nella parte alta della classifica. Onore al Vicovaro, che lentamente sta risalendo e si sta togliendo dalla zona play out. E poi c'è qualche problema in coda, qui vorrei affrontare proprio col direttore un paio di argomenti. Allora direttore, un anno fa, quindi non un secolo fa, proprio di questi giorni, il Formia, lo splendido Formia, vinceva la Coppa Italia contro la Luis, alzava un trofeo, si candidava poi ad andare a giocare anche le finali nazionali della Coppa. Guardiamo la classifica, Città di Formia è al quart'ultimo posto con 21 punti, ieri ha perso forse la partita peggiore che non doveva perdere contro la ex fanalino di coda Ferentino. Veramente una grande involuzione questa. Sì, ricordandoci la famosa finale di Coppa Italia 4-1, se non mi sbaglio, con la Luis, in questo momento il Formia è in difficoltà, lo dice la classifica, lo dicono i risultati. Diciamo che il Ferentino, anche loro si sono rinforzati da dicembre, perché diventa un altro campionato, e quindi perdere a Ferentino ci può stare benissimo. Il Formia in grossa difficoltà, ormai risucchiata nei playout, dove penso che fino a quota 30 tutti giocheranno, dal Roccasecca, l'Atletico Pontino e tutto Monte San Biagio, sono tutti coinvolti, diciamo che sono tutti coinvolti. Vedo un po' meglio il Vicovaro, che con i 31 punti e piano piano sta uscendo da quella situazione. Però il Formia penso che è una piazza importante, e con dei giocatori importanti dovrà soffrire fino alla fine e dovrà sicuramente fare qualche vittoria importante per levarsi da questa situazione di classifica. Peraltro in coda ci sono anche altre squadre che stanno vivendo dei momenti non bellissimi. Io, con tutta la simpatia possibile, immagino che Racing Guardia 9 e Fiorentina 11 possiamo quasi salutarle ormai per la salvezza, visto anche il discorso che non basterebbe arrivare terz'ultimi, anche agganciando magari il Nettuno, ma proprio bisogna avere meno di 9 punti di distacco dalla sest'ultima. Quindi ecco, Fiorentino ci sta mettendo grandissima dignità e credo meriti un applauso, però ripeto, queste due squadre forse le abbiamo salutate. E invece poi ci sono squadre che forse non ci saremmo aspettate, ad esempio direttore, Centro Sportivo Primavera, lo scorso anno brillantissimo protagonista del girone A, è lì.
Centro primavera ha avuto delle difficoltà iniziali con il campo, con l'iscrizione, non so se ti ricordi, all'inizio aveva problemi di campo e ha cambiato un paio di campi da gioco in casa. E un periodo intorno a dicembre era uscito dai playout con un paio di vittorie consecutive, adesso c'è rientrato. Vedo in difficoltà il Tor Sapienza, che è entrato nei playout e questa è una cosa che non mi aspettavo, conoscendo la società e gli allenatori, non mi aspettavo questi famosi 26 punti, mi sembra che c'ha 26 punti, e sicuramente ti dico sarà un playout avvolgente. Come detto bene il Racing Ardea, la vedo un po' spacciata a 9 punti, e il Ferentino anche con questa vittoria rimane a 11 punti a 7-8 lunghezze dal Nettuno, ma con i famosi 8-9 punti per uscire dai playout e fare il playout li vedo veramente difficili. Applauso alla neopromossa Atletico Pontigna, 30 punti, che lentamente sta viaggiando verso la salvezza, così come il Rocca Secca del Vicovaro, abbiamo detto. Sul Colleferro apro una parentesi, perché così voi sapete che noi siamo sempre molto chiari e trasparenti con i nostri telespettatori, che peraltro ringrazio perché anche oggi sono tantissimi. Siamo stati contattati dai dirigenti del Colleferro, che gradirebbero essere ospiti di questa trasmissione, e noi ben volentieri, rispettando la lista d'attesa ovviamente, per rispetto per chi ha aderito prima, credo che entro il mese di marzo riusciremo ad avere qua qualche rappresentante del Colleferro per parlare di questa società che è storica, che è importante, che ogni anno investe fior di euro e poi regolarmente fallisce l'obiettivo ormai da 2 campionati della promozione, o quantomeno il tentativo di entrare in questo campionato. Io, come sapete, i nostri ospiti poi lo sanno, abbiamo il rito delle brutte, famose brutte figure, che sono i pronostici, qua non vi potete sottrarre, è inutile che fate i vaghi, perché nella prossima domenica, e ci sono sia nel girone A, ma soprattutto nel girone B, e poi lo vedremo, ci sono un paio di partite che potrebbero dire, non dico tutto, ma buona parte di una parola importante, soprattutto perché poi per un bizzarro gioco del calendario, ma ne parleremo nel girone B, le due finaliste di Coppa Italia dopo 4 giorni si raffronteranno in campionato e si giocheranno una grandissima fetta di promozione, sia perché poi il confronto diretto in caso di arrivo a pari punti vale, sia perché poi c'è il discorso del morale, sia perché c'è da vedere poi chi festeggerà tanto la Coppa e chi invece punterà con l'obiettivo. Io però parto ovviamente dal girone A, prossimo turno, 24esima giornata, domenica 11 febbraio. E allora, tante le partite, ne vado ovviamente a quella che interessa più da vicino lei, mister. La Strea riceve il Villalba. Io non dico che avete il match ball per fare fuori il Villalba dalla corsa salvezza, però insomma ci andiamo vicini. Beh, inevitabilmente è una partita importante, non dico fondamentale perché, ripeto, ci sono ancora tanti punti in palio, però la giochiamo in casa, quindi faremo il possibile per portarla dalla nostra parte. Che Villalba si aspetta? Che barricate o tenteranno di vincere per agganciarvi? No, secondo me faranno la partita della vita, perché vengono da 2 risultati positivi, perché hanno vinto a Pomezia, domenica hanno pareggiato con la Luis, però mi dicono che meritavano appunto forse qualcosa di più loro, quindi sicuramente, come è giusto che sia, verranno a giocare carichi da noi. Io vi ricordo sempre, per chi magari si fosse messo in collegamento adesso e poi ci rivedrà in differita quando e come volete, 2 ospiti graditissimi della Strea, questa storica società di calcio capitolina, il mister Andrea Di Renzo, prima volta ai nostri schermi, lo ringrazio veramente perché a noi fa sempre piacere ampliare il raggio di chi abbiamo in studio, e poi con noi ormai è venuto già 2 volte il direttore sportivo Simone Di Iorio, che anche lui lo ringrazio perché è sempre disponibile, insomma li abbiamo inseguiti insieme al mister Scorsini, li abbiamo inseguiti per 2 mesi, ma li volevamo tutti e 2 in studio e ci siamo riusciti dopo una lunghissima battaglia. Allora, saluta Silvia De Luca che dice forza Strea, ottimo lavoro di tutto lo studio. Allora, salutiamo la nostra telespettatrice Silvia De Luca, che suppongo sia tifosa della Strea da come ci scrive, che dice complimenti al mister Di Renzo per il suo notevole impegno sul campo, e poi grazie anche al nostro telespettatore Giorgio Montaldi, che ringrazia il mister. Io sapevo che avevate tanti fans, lo sapevo quando abbiamo preannunciato, l'avevo già vista l'aria che tirava e ne siamo contentissimi. Allora, direttore, adesso qua ci divertiamo perché sui pronostici possiamo giocare. Possiamo sbagliare bene. Noi sbaglieremo regolarmente tutti i pronostici, poi mi unirò a voi perché non mi sottraggo mai per
mai per sbaglio che mi perdessi poi qualche insulto sui social, non sia mai, no? Ci mancherebbe, qualche insulto deve sempre arrivare, ormai ci siamo abituati così. Allora io parto dalla parte alta della classifica e senza girarci troppo intorno, c'è il big match di domenica prossima, Civitavecchia Rieti, e come sempre manca ancora qualche settimana, però non è l'ultima chance per il Civitavecchia, ma poco ci siamo, eh? Sì, penso che sia l'ultimo treno, l'ultima partita dove loro non possono sbagliare se vogliono pensare di riallacciare alle grandi là sopra, anche se dopo è favorita il Rieti, quindi in questo momento loro passano un momento di forma importante dove gli riesce tutto, dove con gli acquisti che hanno fatto hanno qualcosa in più rispetto agli altri, quindi se ti devo dire un risultato è 2. Civitavecchia si gioca veramente la stagione domenica contro il Rieti, nulla ancora perduto, però ovvio che Civitavecchia deve vincere e sperare che davanti qualcuno si ferma per recuperare almeno un punto o due, ad esempio mister, gran bella partita dove ci si gioca una bella fetta di promozione, è V3 Maccarese Montespaccato. Sì, sì, sarà sicuramente una bellissima partita. All'andata mi ricordo la V3 era andata a vincere anche abbastanza facilmente, mi sembra, sul campo del Montespaccato. Quindi sicuramente il Montespaccato si ricorderà quella partita e partiranno agguerriti. Questa è veramente una tripla perché sono due squadre complete, due squadre in fiducia, due squadre vicine in classifica, quindi sono curioso di vedere come finisce. Sbilanciandoci? Dico pareggio. Che farebbe comodo probabilmente forse più al Monte Spaccato che terrebbe dietro la V3 Maccarese. Sarà una grande partita, se domenica mattina non avete nulla da fare, non farà tantissimo freddo come dicono le previsioni, andatela a vedere perché veramente V3 Maccarese Monte Spaccato non ci stupiremo se uscisse fuori un 3-3, un 4-4, che sono veramente due grandi belle squadre. Sulla carta, direttore, chi potrebbe agevolarsi tutti questi scontri diretti è il Pomezia, che ospita la Romulia, che in trasferta ha sempre balbettato. Sì, dopo il passo falso poi in casa contro il Villalba, il Pomezia ha un solo risultato, l'1, e vedendo le difficoltà della Romulia in questa seconda parte del campionato non ha altri risultati che vincere, e per pensare di rimanere lì e di provare a vincere il campionato non c'è un altro risultato secondo me. In coda, mister, tante partite che a voi possono interessare da vicino, ad esempio a Ranova Audace, la Ranova ha veramente la grande occasione di allungare forse in modo definitivo in classifica, però occhio all'Audace perché in trasferta ha sempre combinato brutti scherzi. No, l'Audace poi è una squadra che ha diversi giocatori molto molto interessanti, quindi non è una partita che la Ranova si porta da casa. Certo, la Ranova adesso è lanciata, è in fiducia, quindi io forse dico che la Ranova parte favorita, ecco. Altra partita tra una squadra che forse non ha più obiettivi se non quello di salvare l'onore, parlo del Valmontone, direttore, e invece l'Accademia Ladispoli, che si va a giocare qualcosa di importante. Sì, forse è staccata da sopra, però comunque pensiamo sempre che ha un organico importante con giocatori importanti, e giocare in casa, mura amiche, le brutte figure non le vuole far mai nessuno. Penso e spero soprattutto per noi che il Valmontone possa uscire dallo scontro con una vittoria, ha tutti i mezzi per farlo, e se devo dire un segno ti dico 1. Io non chiedo il pronostico al mister di Luis Citizen Academy perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, però devo dire due parole sulla Citizen perché veramente non se ne può veramente più. Allora, lo sto dicendo da prima di Natale, c'è modo e modo di retrocedere, perché si può retrocedere in un campionato, stagione storta, cessione di giocatori, problemi societari, però si può retrocedere come sta facendo il Ferentino, che si venderà cara la pelle fino a maggio. Non si può retrocedere perdendo 8, 9, 10, 11, ho perso anche il conto, 11 partite consecutive, ieri 6-0 in casa, per quanto il Pomezia sia fortissimo, nessuno lo discute, però perdere 6-0 significa veramente aver alzato bandiera bianca, significa essere allo sbando, significa anche, mi permetto di dire tra virgolette, falsare questo campionato, perché comunque la Citizen 8 punti con qualcuno li ha fatti,
8 punti a qualcuno la Citizen li ha tolti. Poi improvvisamente da un certo punto via tanti giocatori, via l'allenatore, via tutti, e c'è il rischio serio di arrivare a maggio con non so 20, 22, 23, 24 sconfitte consecutive. Ecco, quantomeno provateci a salvare l'onore, giocatela, perché non è possibile. Cioè, quando si perde 6-0 in casa cioè, non ha più senso questo campionato. Prendete esempio dal Fiorentino, che veramente sta vendendo cara la pelle, quindi è ovvio che la Luis, salvo ribaltoni, salvo un impegno miracoloso della Citizen che tutti ci auguriamo per il bene del campionato, farà 3 punti e si avvierà. E invece c'è un'altra partita, io credo estremamente importante, mister, Viterbo Aurelia Antica. Due squadre che nelle ultime settimane hanno un po' litigato con gli arbitraggi, l'Aurelia Antica prima, il Viterbo dopo, nel rocambolesco finale al 102esimo a San Giovanni con la Romula. Che si aspetta da Viterbo Aurelia Antica? Ma noi abbiamo giocato con il Viterbo 3 settimane fa e ho visto un pubblico veramente importante, quindi mi ha fatto veramente piacere trovare una piazza così, appunto, con una tifoseria importante. Dico che secondo me tra le mura amiche la viterbese, il Viterbo è una squadra che ha fatto molti molti punti, quindi tra le due dico uno, perché hanno un andamento importante in casa e giocatori adatti al tipo di campo che hanno. Viterbo che mancherà di un paio di giocatori squalificati presumibilmente dopo il burrascoso finale. Un saluto al mister Marco Scorsini, che ha finito l'allenamento con Nuova Florida. Marco poi ha fortemente voluto i nostri ospiti qui in studio. Un grande in bocca al lupo a Marco Scorsini, sia perché il Nuova Florida, insomma, ultimamente non sta andando benissimo, ma soprattutto perché sabato ha questo impegno di Coppa Italia con l'Imolese. Marco ha tutte le caratteristiche di portare il Nuova Florida nella storia in semifinale di Coppa Italia nazionale, che è una bella vetrina, e poi ripeto, il tecnico oltre che il nostro opinionista lo merita veramente. Io, come sapete, mi unisco, l'ho lasciata per ultima, questa me la pronostico io, Pescatori Ostia Campus Euro, con una premessa. Io ho visto su My Soccer Player l'altra settimana Pescatori Ostia la Dispoli. A me il Pescatori Ostia è una squadra che piace perché non molla, perché forse tecnicamente non avrà Maradona e Pelé, però ci mette l'anima e che soprattutto sul suo campo è capace di trasformarsi. Ieri voi l'avete affrontata, avete visto, comunque una squadra coriacea. Io credo che la Pescatori Ostia, che ha una grande chance di agganciare la terz'ultima, addirittura la quart'ultima, la Pescatori Ostia potrebbe vincere contro il Campus Erba, per un semplice motivo: il Campus è una squadra che ormai in classifica non pensa più grandissime cose da chiedere, ha passato tanti problemi, la vicenda dell'allenatore al quale, mister Scarfini, al quale mandiamo tantissimi auguri di una pronta ripresa. È una squadra che ormai ha centrato l'obiettivo e cercherà di entrare almeno nelle prime 6-7 di questo campionato. La Pescatori ha cambiato volto, come ci raccontavano prima i nostri ospiti. Io mi prendo il pronostico, poi farò una figura barbina come sempre, però mi prendo l'uno di Pescatori Campus, anche se so che a voi non fa piacere, però insomma rendiamo bello questo campionato, tanto la Strea, insomma, i mezzi e i giocatori per salvarsi. Girone B, che a me viene da ridere, direttore, perché allora mercoledì Unipomezia e Terracina si giocano la Coppa Italia, domenica Unipomezia e Terracina si gioca a Terracina, si giocano probabilmente il campionato, perché ripeto, chi vince o sorpassa il Terracina o allunga l'Unipomezia, ma soprattutto si prende anche il vantaggio del confronto diretto. Qui è inutile dire che il risultato dipenderà molto da quello che succede mercoledì, no? Sì, sicuramente da quello che succederà mercoledì dopo la Coppa si vedrà avvantaggiato o svantaggiato per domenica. Qui, se ti devo dare un risultato, perché e se devo giocare un euro su una squadra, la gioco sull'Unipomezia come vincitrice a fine anno. Il 2 sarebbe clamoroso se uscisse domenica, ma anche possibile. E peraltro io credo che, anche se non lo dice nessuno, chi spera che l'Unipomezia vinca allunghi ma lasci apertissime le porte per il secondo posto sono le seguitrici, perché ad esempio neanche commento Certosa Racing Guardia, perché i nostri amici del Certosa sono talmente più forti di una squadra che ormai è retrocessa e la partita la vinceranno. Però andiamo sul pronostico, ecco, chi si gioca molto: se la Nagni supera il Gaeta, mister, la Nagni si avvicina tantissimo al Terracina nel caso di vittoria dell'Unipomezia. Sì, però attenzione, perché anche il Gaeta sa che è una partita importante questa, quindi non la do per scontata, ecco. Secondo me questa anche
è una partita da tripla forse. Quindi no pronostico? Ah no, no, se devo dire sempre il pronostico, se mi tengo sempre un po'... Io dico un 2. E sarebbe clamoroso anche questo. Facciamo questo discorso per un motivo, perché per leggervi la classifica così capita, la Lupo Mezzi è a 51, il Terracino a 49, Certosa Nagni a 44, Gaeta stessa a 41 comunque. È chiaro che se il Terracino vince scavalca l'Unipo Mezzia e vincendo anche Certosa Nagni si avvicinerebbero, ma non troppo. Se vince, come dice il direttore, l'Unipo Mezzia a Terracina e Certosa Nagni vincono, soprattutto il Certosa credo che vincerà anche a occhi chiusi, andrebbero a 47, a 2 punti dal Terracina, e a quel punto si riaprirebbe veramente tutto quanto. Quindi domenica si gioca una partita che può essere importante. L'Unipo Mezzia è chiaro che al primo mini match ball mini per andarsene in classifica e mettere oltre ai punti di distacco anche il vantaggio dei confronti diretti. Guardando in basso, direttore, ce n'è una che è partita che credo sia delicatissima. Sto parlando di Formia Centro Sportivo Primavera. Sì, questa è una partita importante per il Formia, che se vuole pensare di uscire dalla situazione strana che si è messa in casa nei Muramiche, deve per forza fare 3 punti, altrimenti la situazione diventa più grave di quello che è in questo momento. D'altra parte il centro Primavera può e ha anche la possibilità di pareggiare la partita e tenersi così distaccato dal Formia, ma penso e credo che il Formia non sbaglierà la partita e uscirà un 1. Formia che se dovesse vincere andrebbe a un punto dal Centro Sportivo Primavera, dovrebbe aspettare anche il risultato di ad esempio di Tor Sapienza Monte San Biagio, quindi è chiaro che il Formia che si gioca il tutto per tutto domenica, sempre per il discorso degli 8 punti. C'è una partita trappola, io la chiamo così ogni tanto, mister, che è Nettuno Colleferro, perché se guardassimo la classifica Nettuno Colleferro non avremmo dubbi, però Colleferro altalenante di queste ultime settimane, il Nettuno che tutto sommato andrà a prendersi un punto domenica in trasferta non particolarmente facile, che si aspetta? No, secondo me vince il Colleferro, perché comunque daranno una reazione secondo me a questo campionato, e anche se ormai sono tagliati dai giochi alti della classifica, secondo me hanno qualcosa di più a livello singolo. Quindi 2? 2. C'è Giuseppe Zazzara che dice un caro saluto alla redazione, agli ospiti, in particolare al grande mister, al grande direttore Simone Iorio. Allora, grazie al nostro spettatore Giuseppe Zazzera. Simone Iorio sta raccogliendo consensi a valanga, così come il mister, ormai siete i protagonisti di questa trasmissione. Vi ringrazio. Allora, guardando la classifica viene il sospetto, direttore, che Tor Sapienza Monte San Biagio 0-0 da paura? Potrebbe un pari agevolare tutte e due le squadre, ma queste sono cose che succedono in campo, così da fuori l'X potrebbe far comodo a tutte e due, sì. Altre partite che poi sono Roccasecca-Ferentino ormai gioca con la mente libera, se va a vincere Roccasecca può riaprire chissà qualche speranza, Roccasecca ha l'occasione di andare avanti. E Atletico Pontigna-Vico Varo, altro bel match fra due belle squadre, poi sul campo dell'Atletico Pontigna si gioca sempre con grandissima difficoltà. Una partita che per la classifica, mister, ormai conta molto poco, sto parlando di Lodigiani-Vissezze, qui ci potremmo aspettare lo spettacolo? Ma secondo me la Lodigiani in casa fa sempre bei risultati, poi non ho visto diverse partite, le hanno vinte anche nei minuti di recupero, proprio quando sembrava che il risultato fosse ormai consolidato. C'è sempre stato uno spunto interessante, quindi dico uno, vincerà Lodigiani. Allora, fatto anche la panoramica sul girone B, devo dire i nostri ospiti oggi li ho fatti pronosticare praticamente tutto, ma li ringrazio perché poi il calcio è un gioco, insomma ci divertiamo, non parliamo di argomenti particolarmente seri, nel massimo rispetto di chi fa questo mestiere, però insomma possiamo anche sbizzarrirci e fare brutte figure. Io volevo chiudere questo finale di trasmissione con un paio di argomenti, ad esempio una direttore sportivo di Iorio. Astrea, da tutti definita squadra dei ministeriali, di un particolare ambito, di un mondo professionale che sta vivendo anche una situazione abbastanza particolare, si riesce
tra l'aspetto sportivo, l'aspetto lavorativo, ministeriale, insomma, voi siete strettamente connessi a separare le due cose? Guarda, la prima cosa che ho fatto da quando sono diventato direttore, da 2 anni, cerco di dividere le cose, cerco di non portare il lavoro al campo, perché poi fondamentalmente per noi è un lavoro, e cerco di parlare solo esclusivamente di sport e di calcio. Non è facile, perché ci sono delle situazioni che entrano in conflitto anche con lo sport, però la squadra reagisce bene, i ragazzi reagiscono bene e cerchiamo di dare il massimo per quello che noi facciamo in questo momento. Facciamo gli atleti, i ragazzi si impegnano a fare quello tutte le settimane, cercando poi la domenica di portare i famosi 3 punti a casa, aiutati dal nostro mister. E a proposito del mister, grande mister Simone. Saluto anche al nostro spettatore Sergio Morigi, peraltro Morigi è un cognome per chi è tifoso della Lazio, che ricorda il portiere di riserva dell'anno dello scudetto, quindi insomma, cognome non so se è parente, però comunque è un cognome che evoca belle cose. Anche se parlare di Lazio dopo ieri potrei fare una trasmissione di 4 ore, ma ve la risparmio. Allora, mister Di Renzo, sono panchina alla Strea, giovanissimo, insomma, non è che allena da 45 anni Badolena graficamente, augurando alla Strea di salvarsi, e ci mancherebbe, dovendo tirare un bilancio di questa esperienza di quest'anno, voliamo già a maggio, no? Col pensiero, e diamo per scontato che la Strea comunque ha i mezzi per salvarsi assolutamente, che bilancio tirerebbe della squadra e della sua esperienza personale? Ma della mia esperienza devo dire positiva, nel senso che quello che mi ha detto il direttore, appunto, quando mi ha chiamato per intraprendere questa stagione, è stato onesto e sincero, quindi sia nel bene che nel male mi aveva illustrato appunto tutte quante le dinamiche della rosa, della difficoltà del campionato, quindi devo dire che è un'avventura che ogni settimana chiaramente non è facile per una squadra che si deve salvare direttamente, però ci vede impegnati bene sotto ogni punto di vista, perché non mi fanno mancare assolutamente nulla quando sto al campo, quindi a livello sia organizzativo che di direzione non potevo chiedere di più. Per quanto riguarda poi il lavoro con i ragazzi, devo dire che sia appunto i ragazzi interni, ma anche i ragazzi che abbiamo preso da fuori, ma soprattutto gli under, si è creata una grande coesione, si lavora bene, si lavora uniti, si sta bene nel campo, quindi anche sotto questo punto di vista devo dire che ci sono premesse buone per fare il più possibile fino alla fine del campionato. Ragionevolmente obiettivo 42, 43, 44 punti? Ci metterei una firma. Il 44 è sì, io penso che tra i 42 e i 44 orientativamente secondo me si sta fuori dai playout. Ecco, direttore, l'ha introdotto il mister Di Renzo, al di là che sia bravo, come nasce la scelta di questo tecnico? Nasce il mister l'anno scorso, vabbè, conosco Andrea da anni. L'anno scorso sono andato a vedere un paio di partite di Coppa Italia della sua squadra, e la De Rossi in promozione, e vedendo quella squadra organizzata e seguendolo durante l'anno, perché la De Rossi, se ci ricordiamo bene, nella prima parte stavi secondo, terzo, ecco, secondo, e che con una società dove ha un budget limitato, dove parecchi giovani in campo, dove c'è la mano dell'allenatore che si vede subito nelle prime partite che sono andato a vedere, si vedeva una squadra organizzata che sapeva che cosa doveva fare, e ho pensato subito che poteva essere un allenatore che faceva il caso nostro. E qui l'assist direttore me l'ha fatto, mister. Allora, lei grande protagonista della promozione lo scorso anno, quest'anno catapultato in eccellenza, ripeto, su una panchina di una squadra storica. È profonda, ma qual è la differenza agonistica, tattica e tecnica fra la promozione e l'eccellenza, secondo lei? Dico, secondo me c'è proprio un abisso a livello di intensità di gioco, a livello di singoli, perché chiaramente ci sono budget diversi e proprio il campionato più alto che fa sì che l'eccellenza sia proprio un altro sport, secondo me. Certo, le prime squadre di promozione, quelle diciamo che stanno dominando i gironi, secondo me, se messe in eccellenza non sfigurerebbero affatto.
quindi anche lì le squadre che hanno un budget importante, e, ripeto, sono organizzate, sono squadre che possono dire la loro anche nel campionato massimo regionale dilettantistico. E per quanto riguarda poi l'eccellenza, è che vedo tutte quante le squadre che si affrontano e sono tutte organizzate, e tutte le squadre che affronti hanno comunque due, tre, mi tengo stretto, giocatori che possono fare la differenza ogni domenica, quindi sicuramente è un campionato più bello e avvincente. Direttore, c'è un progetto triennale, quadriennale per riportare almeno in Serie D la Strea? Sì, a fine anno ci metteremo a tavolino con la società e vedremo come impostare per il futuro. È naturale che noi siamo una squadra particolare e quindi non è facile programmare nell'immediato. È una cosa che deve essere strutturata bene per pensare che tra 2-3 anni questa società torni a calcare campi e fare categorie che li compete. Anche perché poi voi, quando poi è aperto, quando è funzionale, avete uno stadio molto bello, no? Sì, siamo rientrati da ottobre dentro il nostro stadio e diciamo che si respira un'aria particolare. Noi in casa facciamo lì i nostri punti, diciamoli così. Abbiamo perso una sola partita con il Pomezia, in casa ci trasformiamo, i ragazzi capiscono la realtà e dove stiamo, il nostro stadio è affascinante, domenica avevamo tanta gente a vederci, dai ragazzini della scuola calcio ai ragazzi del settore giovanile. Cerchiamo di riportare entusiasmo da noi, la struttura è stata chiusa per un paio d'anni per sistemare la pista, per sistemare tutta la struttura, e adesso piano piano rifondiamo tutto per risalire. Quindi sfadiamola questa leggenda, la Strea i tifosi ce l'ha. Sì, 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 abbiamo, non tantissimi, non siamo ai livelli di altre società, però comunque quei 100-150 persone tra famiglie, tra nostri tesserati, tra genitori, tra amici, li riusciamo a fare. Domenica c'era un bel pubblico, diciamo che eravamo anche aiutati dal Pescatori, che aveva comunque dei supporters appresso, però ogni domenica ci divertiamo, il campo diventa una sensazione, al campo si fa una sensazione di allegria, di gioia, e questo fa parte proprio dell'ambiente Strea. Io porto la mia testimonianza, 2 anni fa mi ricorderà il direttore, a Strea si andò a giocare la salvezza alle ultimissime giornate sul campo di Aranova, tutti quanti a dire, l'Aranova è un pubblico passionale, tutti a dire stadio completamente dell'Aranova. Noi arrivavamo allo stadio dell'Aranova, che peraltro dico sempre che dopo l'impianto di Ladispoli è forse uno dei più belli dell'Alto Lazio, l'intera curva dietro la porta era dei tifosi della Strea, tra famiglie, simpatizzanti, sostenitori e altro. La Strea peraltro vinse quella partita molto bene e cominciò da lì poi la parabola dell'Aranova, che perse il playout col Cervete. Quindi la Strea e i tifosi, e poi ripeto, quando avete tempo andate a vedere anche le partite della Strea in casa, perché ne vale la pena. Io l'ultima domanda non la faccio al direttore di Iori perché l'ho già fatta quando venne da noi, la faccio sempre a chi è con noi per la prima volta. Allora, mister Di Renzo, vinta l'emozione, perché un pochino c'era all'inizio e l'ho vista, com'è questa trasmissione vista da questa parte? Io ho seguito questa trasmissione da ospite, diciamo, e mi è sempre piaciuta, perché è bello parlare appunto dei campionati per noi malati di calcio dilettantistico, quindi devo dire che anche stare dall'altra parte della telecamera mi ha fatto piacere, mi ha fatto passare appunto quest'ora in massima serenità, e abbiamo appunto analizzato tutte le fasi, sia del girone A del girone B, quindi ben vengano appunto idee come queste, in cui si parla di questi campionati che rispetto al professionismo inevitabilmente hanno meno pubblicità. E poi anche per rispetto per chi va in campo, per chi va a panchina, per i dirigenti, l'eccellenza è un mondo bellissimo, un campionato mai come quest'anno combattuto. Noi proviamo in tutti i modi a dare spazio settimanalmente alle varie società. Io ringrazio veramente anche la società Strea, che ha permesso al tecnico Andrea Di Renzo, al direttore sportivo Simone Di Iorio, di essere con noi. Noi siamo in conclusione,
da quello che mi diceva la nostra fantastica regista Felicia Cagianelli, eravate tantissimi anche oggi, io vi ringrazio, poi so che durante l'arco dei giorni, che grazie a Dio il web si può vedere di mattina, di sera, di notte, la vedete quando volete questa trasmissione, siete sempre più numerosi. Vi ricordo che lunedì prossimo, se Dio vuole, nei nostri studi Massimo Castagnari, allenatore del Viterbo, saremo sempre qui nello storico Bar Delfini in via Paolo Azzella Dispoli, che ringraziamo per l'accoglienza. Che dire, direttore di Iorio, noi ci vediamo, se Dio vuole, tra qualche mese per commentare ancora le gesta della Strea. Scherzi a parte, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito e in bocca al lupo per tutto. E ovviamente noi torneremo a rompere le scatole al tecnico Andrea Di Renzo della Strea, visto che insomma, ha gradito la presenza ai nostri studi. In bocca al lupo per la sua Strea, mister, e in bocca al lupo per la sua carriera. Grazie mille e crepi il lupo e ci vediamo presto. E grazie a voi che eravate veramente tanti, su Eccellenza e Calcio, se Dio vuole, torna lunedì prossimo. Grazie a tutti.